Ciao, oggi facciamo questi in diretta, sono le 4:30 e come avevo promesso oggi facciamo gli arancini. Però io l'altro giorno ho fatto queste prove, oltre a venire mostruosi, giganti, non mi sono venuti tanto bene, perché ho fatto, anche perché ho fatto la ricetta tipica siciliana con lo zafferano e sinceramente non sono rimasto tanto contento. Quindi ho chiamato subito mia madre, che è scappata ed è qua! Ciao! Quindi oggi, invece di fare gli arancini allo zafferano classici siciliani, facciamo una versione più o meno alla cosentina, diciamo, no? Però prendiamo subito e apriamo subito la diretta e andiamo a leggere i commenti, così commentiamo insieme quello che ci scrivete, altrimenti sono ciecato. Soprattutto ringraziamo a chi ci manda le stelline, perché come vedete sotto c'è la possibilità di inviarci stelline. Per ogni stellina Facebook ci regalerà un centesimo di dollaro e quindi un po' diciamo che arrotondiamo. Allora, io metto da parte questo qua perché li facciamo veri, ora li facciamo veri, non arronzati come l'ho fatti l'altro giorno, per fare gli arancini a modo nostro, a modo suo. Abbiamo bisogno di 600 grammi di riso cotto, bello cotto, molto cotto, riso tipo Roma, tranne Così, Pasbati. tranne Se volete passati. andare sul sicuro, comprate il riso gallo, no? Sì. Riso gallo e leggete le istruzioni che sono sulla confezione per farlo cuocere e farlo venire bene. Quindi 600 grammi di riso, bello cotto, poi due uova intere, poi 750 grammi circa di salsa di pomodoro bella, bella cotta, bella densa, Ristretta. bella ristretta, vedete? Ecco, pomodoro. Questo qui è quello che fa Adalgisa con i pomodori dell'orto di Ciccio, che è là che dormono. Poi 100 grammi circa di parmigiano reggiano, poi voi vi regolate in base al vostro gusto. E pepe nero Adalgisa ce ne mette tanto. Per la Per gestita così, va bene. sì, è una cosa naturale per la gestita, dice. Però vabbè, vengono molto saporiti. Invece poi per il ripieno abbiamo bisogno di un ragù molto stretto fatto con carne macinata, eccolo, carne macinata, pomodoro giusto un po', vero? Ok. E poi alla fine ci vanno aggiunti i piselli già cotti. Noi abbiamo fatto il composto tutto per intero per sbrigarci prima. Poi sempre per come si dice? La farcitura, diciamo, ci Il vogliono il riempimento, certo. riempimento. Abbiamo bisogno di provola a cubettini e piselli, perché noi faremo la versione sia con piselli che con provola. Poi, Prosciutto. prosciutto, questo è prosciutto. Ma mi corregge. Allora, invece poi c'è la panatura. Sì. Qua usiamo la panatura, a differenza di quelli siciliani che usano la pastella, usiamo la panatura fatta con tre uova e del pan grattato. Ok, nel frattempo ci vedi che c'è Dani Salvo, c'è Stefania, Ah, c'è Daniela. c'è Daniele, ciao. Daniela, ci sono Daniele. 400 persone connesse, lei c'ha paura, a posto. Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci invieranno stelline, ancora non ci hanno mandato stelline. Allora, noi cominciamo a fare gli arancini a modo nostro. Quindi, per prima cosa, tu prendi il riso bello cotto, cottissimo, cotto, Cotto giusto, ok, cotto cottissimo giusto, poi. brava. Aspetta un attimo. Metti gli occhiali, brava. Ti sei legati i capelli, lavate le mani, tranquilli. Allora, nel riso mettiamo il Sì. Sì, pomodoro. Impasti tutto con le mani. Ok, eh. impastato, vai come in maniera un po' arti, senza impastatrici, senza cose varie, senza come fanno le mamme vere. Nel frattempo salutiamo Carolina che ci saluta dalla Germania, Francesca Bruno, poi Olga che ci sta scrivendo, mentre mamma Adalgisa impasta il pomodoro, vieni più di qua, più di me, prossimamente. Impasta il pomodoro, più o meno 750 grammi di pomodoro insieme a Qui c'è la 600 grammi di cipolla. riso. Qua ha trovato un pezzo di cipolla. Il sugo va ben cotto, bello ristretto. Lo buttate Formaggio. nel riso e poi dopo, quando avete fatto un giro, buttate un po' di formaggio
Noi abbiamo messo circa 100 grammi di pan parmigiano reggiano oppure qual è l'altro? Grana grattugiata. Nel frattempo ci saluta Maria Sacco, la conosce Maria Sacco? E come no? Ok, una tua amica. Poi c'è Maria da Montreal, grazie a tutti, siete in tantissimi. Se vi piace la nostra diretta condividetela con i vostri amici e inviate soprattutto stelline per supportarci proprio economicamente. Allora, a me, i soldi vanno, i soldi piglio io. Buttiamo pepe nero abbondante, no? Contenuto assai, a vostro gusto, però gusto, noi non siamo assai perché viene bello saporito. Nel frattempo ringraziamo, salutiamo Patrizia da Avellino. Basta. Enza, abbiamo fatto una bella girata di, una bella grattata di pepe nero, poi due uova, grazie a Antonio Bove che ci ha inviato 350 stelline, grazie! Mamma tua! Vieni più di me, quindi primo uovo, quindi sta cosa dell'uovo serve per fermare. Raffermare per far creare una bella... Aspetta che potessi più che ce ne vuole uno, eh? Sì, e mo l'ho già aperto. Non fa niente. Vabbè, tu quindi tu te ne accorgi più o meno sì, oggi. All'imbasto. Ciao Angela Maria, ciao Olga, ciao Antonello, ciao Angela da Cosenza. Può venire... Siete in tantissimi oggi. Io credevo che fosse tutti quanti al mare, e invece è merito suo. Dobbiamo dividere le stelline che ci hanno inviato 350 stelline, sono $3.50. Il mese scorso... ci hanno dato 34.000 stelline, sono $34 però. C'è Paola che dice che aggiunge il prezzemolo a questo composto. Non è polpetta. Ah, non è polpetta, sono arancini. Non è polpetta. Grazie a Andrea che ci ha inviato altre 50 stelle. Adesso ciao sono a Marino. Indeciso, se sei mettere un altro uovo perché mi sembra un adesso po'. Adesso indeciso se sei mettere... altro uovo perché sembra un po' sembra morbida non sembra un composto bello no di tenere piena quindi però, soltanto e mamma ha fatto rum vabbè lo usiamo per dopo sera. Sono per dopo ma dopo un momento un bicchiere quindi tu hai fatto questo grazie a Maria che ci ha inviato altre 50 stelline io l'uovo lo metto qua in un bicchiere che lo conserviamo dopo. E mo le mani le uso uno scotter perché a rende siamo senza acqua. E grazie a tutti, siete tantissimi, spero che la nostra diretta vi piaccia. Oh, senti, ma il sale? Il sale è già messo. Il sale è già messo nei singoli ingredienti, quindi non c'è bisogno che ne aggiungi altro. Quindi hai salato il riso, hai salato il pomodoro. Il sale è giusto. Il sale, buttalo, dammi qua. Ah, mo ti devo lavare. Aspetta che devo prendere la bottiglia di acqua. Usiamo i metodi antichi, perché devo lavare, perché non c'è acqua a rendere, dobbiamo cercare un po' di arrangiarci. Ci sono dei guasti, quindi... Allora, adesso che hai preparato la pastella, no la pastella, scusami, sto composto, l'impasto, hai bisogno di... acqua. Acqua a volontà, per immergerti le mani. Mm-hmm. Ok, poi prendiamo un vassoio, vediamo se si vede il vassoio. Il vassoio prendi qua. Mettiamo qua, vediamo se si vede. Ok, qua la prova. Si vede bene. Adesso li componiamo gli arancini. Bisogna fare molta attenzione perché c'è una tecnica bella ben precisa, no? Speriamo. Ok, speriamo che vengano bene perché è emozionato. Allora, quindi prendi. Ti bagni le mani per non far attaccare il riso. Aspetta che ci stanno tanti commenti nuovi, non li vedo, scusate. Ok. Senza acqua anche a Cosenza, sì. Un saluto a Monica, allora. Monaco di Baviera. Quindi prendo un po' di riso. Ditemi se vedete bene, se no ci avviciniamo. Quindi un po' di riso, lo metti nel pugno della mano. Ci metti un po' di... misto, coppiselli... come si chiama? Ecco, adesso ci metti una provola. Un altro po' di riso sopra per riempire. E comincia e facciamo la magia. E comincia la... Ma senti, qua ti serve qualcosa per metterci, se no non si attacca, carta forno, tipo? Se non attacca mai. Carta forno, no? Ecco il primo, ha fatto il primo arancino. Carta forno, no? Sì. Guardate il primo, perfetto.
Fai vedere di nuovo. Quindi tu prendi una pallina di questo composto con il riso, riso, pomodoro, formaggio e poi che più? Piselli. E uovo. Ah, no. Poi ci mettiamo la carne macinata con piselli e un po' di pomodoro, il ragù. E poi ci appappi un po' di provola. Bella appappi. Appappi. Appappamo. Appappamo. Appappamo e fuori. Oh, ci hanno inviato altre stelle. Aspetta che però io non vedo i commenti che scendono sotto. Allora, ognuno ha i suoi gusti. Aspetta che stanno arrivando tantissimi messaggi, li dobbiamo leggere perché sennò... Che maestria, dice Franco. Franco Abbate. Bravissima da Varese. Intenditore, Franco. Oh, Franco, vieni che ce li friggiamo, mo. Vieni, vieni che facciamo in tempo. Vieni davvero. No, sono arancini però fatti a modo nostro, nel senso invece di farli allo zafferano, invece di farli allo zafferano l'abbiamo fatti con il pomodoro, diciamo, come si dice, insaporiti con il pomodoro. Ciao Maria Domingos, e prosciutto, adesso li facciamo rotondi con il prosciutto. Li fai rotondi con il prosciutto? Ah, quindi ci mettiamo cubettini di prosciutto, mi raccomando, io l'ho comprato, però mi ha fatto notare mia madre che i cubettini di prosciutto comprati erano molto grossi, quindi l'ho fatti più piccoli. C'è zia Flavia. Oggi abbiamo più spettatori delle dirette di Conte, ci fanno notare. Grazie. C'è zia Flavia collegata, mi pare. No. Flavia Live. Questo? Ecco, ha fatto la pallotta. Fatto la palla, dimmi, no, tu hai fatto, secondo me sono più di mezzo chilo sto fessorismo, più di 600 grammi. No. Allora, Gisa va che è una macchinetta, guardate. Arrivano tanti commenti, tante stelline, vediamo quante stelline sono arrivate. 650 stelline. Che c'è pappi vuol dire che ce lo comprimiamo sopra. Lo riesci a far avvicinare là il... Che cosa? Avvicina le mani mentre li fai, se ci riesci. Sì. Quindi prendi una pallina di riso. Ok. Se lo metti sul palmo della mano, sali un po' sopra. Ok. Le mani sempre bagnate. Ha fatto una conca nella mano. Ci metto un po' di ripieno. Ripieno con carne, con ragù molto ristretto. Mi raccomando, non lo fate liquido. In badella, grazie a tutti quelli che Raffaele ci ha inviato altre 50 stelline, grazie mille, siamo a 700 stelline, grazie tante. Altre 50 stelline sempre da Raffaele, grazie mille. Allora, il riso è stato, sì, esatto, il riso è stato fatto è stato cotto ieri. Si rafferma. È stato fatto cuocere ieri, scolato e poi fatto raffermare per più o meno una notte, fatto raffreddare, raffermare. Perché così è bello compatto e lo puoi. Noi l'abbiamo dovuto fare adesso, non volevamo farvelo vedere prima, però siamo senza acqua e quindi non c'è la possibilità di farvelo vedere. Quindi adesso facciamo vedere direttamente l'impasto. Il riso potete farlo prima, ovviamente dovete farlo prima, che poi alla fine l'assemblamento in sé non è tanto difficile, no. Bisogna soltanto prenderci la mano e usare la tecnica giusta, che è la tecnica che sta usando lei. Però la cosa un po' più lunga è la preparazione degli ingredienti in base al farci a quello che ognuno ci vuole dentro. Nel frattempo ci salutano dalla Svizzera, saluta Manuel Catania dalla Germania. Ciao Manuel, cuginanza. Ciao Manuel, a cuginanza. Cuginanza tua, mio nipote. Nipotanza tua. Nipotanzo. C'è Giannino e Lina Pasqua, li conosci? Sì. Ah. C'è tutto Tessano collegato. No, di Pignano. Di Pignano, Tessano collegato, no? Allora, e quindi tu fai, facciamo queste formine, ma mi sa che adesso cominciamo a friggere. No. Allora ci dobbiamo velocizzare. E quando? Quando manca? No, non è che quando manca, però... Poi chiedi allora. Fra poco impaniamo. Grazie a Raffaella Francavilla che ci ha inviato 50 stelline. Grazie. Qui siamo arrivati a 800 stelline. Pure Sara dalla Germania ha detto suo. Mammanza. Allora, perché non ci metti il prosciutto? Non fanne altri col prosciutto. Ah, stiamo facendo alternati.
Sto facendo alternati. Veramente volevo farla con l'anduja, Daniele, Ah, ma con tu l'anduja, no. la prendo l'anduja. Eh sì. Aspetta che prendo l'anduja. Calabria per Aspetta un attimo. me. Devo Aspetta, scusare, aspetta, aspetta, aspetta. No, non si sente, non si sente. Ok, anduja pronta. Tu dicevi usi le mani perché va, trovi meglio. sì. Ci salutano dalla Svizzera. Patrizia. L'anduja, come li facciamo a lungo con l'anduja? Che dici? Eh sì, A polpetta, falli tipo lunghi, polpetta. falli, sì. Allora, Patrizia ci dice come ci può mandare le stelline. Le stelline, vedi che in basso qui c'è il simbolo di una stella gialla, di solito è. E quindi, tu premi lì e ci puoi mandare le stelline. Per ogni stellina che ci invii, Facebook ci invierà un centesimo di dollaro. Una Questo così? stellina ciascuno. Quindi questi lunghi li ha fatti con l'anduja. Questi lunghi sono però un po' tipo supplì. Pulpettiris. Un po' polpette di riso, però vabbè. Allora, diciamo che quelli originali sono fatti con lo zafferano, Sì. zafferano, burro. Però io l'ho provato l'altro giorno e sinceramente, senza nulla togliere ai siciliani che li fanno, ho pensato che sono migliori quelli che fa ad Algisa con il sugo. Perché purtroppo sono molto pesanti. Sarà che noi siamo abituati a mangiarne tanti. L'altro giorno abbiamo mangiato tanti, ma poi stavamo morendo. Pesanti. Sono pesanti con il burro, quindi questa versione è più saporita, secondo me, è più leggera. Nel frattempo ci salutano dall'Australia, dall'Argentina. Valeria Gallo ti dice buon pomeriggio, sei bravissima, buonissima, Grazie. ottimo, stupenda, complimenti. Ecco qua. Salutano. Ciao dall'Altong di Bavaria. Manuele, Manuel. Manuel. Beh. Continuiamo ancora con questi classici, diciamo, con il ragù, piselli e provola. No? Non so se vado più lento in modo che vedano Adesso li facciamo come rivedere, faccio la almeno li forma. facciamo rivedere. Però ti prendo un altro vassoio che abbiamo finito lo spazio qua, no? No, non lo so. Ti prendo un altro vassoio. Sì, Maria, Poi adesso ripetiamo l'impasto. Allora. iniziamo l'impanatura. Dai, facciamo altre due. E dopo li impaniamo. Li impaniamo e li friggiamo. Vabbè, faccio Ok. vedere piano piano. Quindi, pallina. La mano va messa Se così. tenila un po' più alto. Ecco. Mano a conca. Butti una pallina di riso. Fai una conca all'interno e ci metti la provola. E poi il ragù stretto stretto con un po' di pomodoro e Piselli. piselli e bella provola. E poi fai prima la pallina e dopo, Così, la mano ok, così. a mano così, così, Come ciao ciao. a mano come ciao ciao. Fra poco li incominceremo con l'impanatura. Ok, è venuto un po' sgorbio questo. Ah, beh, sarà Ho giusta cominciato dopo a ronzare. con lì, no. Facciamo un altro prosciutto così facciamo vedere come si fanno a pallina. Ciao da Chicago. Ciao, ci salutano da Chicago. Tra poco inizieremo a impanarli. Impanatura la facciamo con uova e pangrattato. Mi raccomando, noi usiamo questa versione perché quella con la pastella, c'è anche la versione, alcuni lo fanno con pastella oppure con pastella più uova. Però ho pensato che mi è più buona questa, cioè ci è piaciuta molto di più. Ancora? Facciamo Ok. un altro, facciamo un altro. Voi diteci Guarda, quando ci dobbiamo quale fermare. faccio? Quale facciamo? Facciamo con l'anduja un altro, che ne ha fatto soltanto Due. due. Facciamo con l'anduja. Questo è l'artigiano dell'anduja, ci facciamo una pubblicità gratis. Basta, ma tu. No, tanto non brucia Ah. più, forse si è sfiatata, tipo. Quando sta aperto. Allora, ciao da Torino. Allora, quando ci dite voi di fermarci, iniziamo l'impanatura. Quindi, io faccio ricapitolo tutto quanto. Prendiamo 600 grammi di riso la sera prima. No. Aspetta, che c'è Nadia che ha inviato 50 stelline. Grazie, Nadia!
Sale, ringrazio Nadia. Ciao Nadia. Grazie. Prende 600 grammi di riso e li fa cuocere in abbondante acqua. Fino a quando non è ben cotto, cotto il giusto, no? Cosa è la cottura Non deve giusta? essere al dente. No, una cottura Una giusta. cottura giusta. Poi Un farne 40-45 minuti. altro. 45, beh, però 40-45, il riso accompagnato. originario, tipo, queste Sì, cose qua. no. Vai, Basta che non sia continua che fa. basmati. Basta che non sia basmati, potrebbe andare bene qualsiasi, più o meno qualsiasi riso, però se usate il riso gallo apposito per gli arancini È andate sul meglio. sicuro, andate Sì. proprio sul sicuro. Lo scolate, lo fate riposare più o meno una notte in una ciotola e il giorno dopo aggiungete due uova intere, 750 grammi di sugo bello cotto, Se stretto, 500 è stretto. pure bene, Ah, ma ancora meglio, meno se no, sì, sugo. se è meglio, è meglio. Meno sugo. Comunque vabbè, poi comunque Poi dipende, dipende più o meno a preferisce, gusto, dipende a quanto gli come piace il sapore del pomodoro. 100 grammi di parmigiano grana grattugiato e del pepe nero. Poi per il ripieno, io ho letto che ci sono più o meno 100 tipi di ripieni diversi. preferisce. Ah, ho saputo che li fanno anche con Sì? Vabbè, il... c'è chi non piace il tritato. Mette soltanto i piselli. Chi Sì, piace sì. i piselli non mette, No, non ma piace proprio adesso. tipo nelle rosticcerie Ah, non si lo trova. so, non ne mangio, devo dire la verità. Vabbè. Ecco qua. Allora, mo facciamo l'impanatura, dai. Facciamo l'impanatura. Io metto da parte questo. Il riso lo metto qua. Assistendo. Assistente, aspetta che prendo l'acqua. Aspetta che facciamo vedere. Che dobbiamo fare qua? Così c'è un guasto, purtroppo capita nei guasti a giugno 2020, però vabbè, speriamo che si risolve. Allora, adesso impaniamo. Impaniamo. Nell'impanatura che ci vuole? Ci vuole Uova. due uova o tre uova, dicevi? Adesso due, Adesso mettiamo due uova, quindi uno l'avevo già rotto. Questo qua. Poi uova per l'impanatura, per il momento. Sbatti, ci va sale? no. Senza sale. No, è meglio, per il colesterolo è È meglio meglio senza per il sale. colesterolo, pressione, secondo me. È meglio di no. Ci dice Silvio che questi sono arancini calabresi. Infatti, c'avevo il sospetto che fossero calabresi perché ho sentito pure altri miei amici, tipo a Catanzaro, dicevano che li fanno così. Zio Flavio dice: come fai a inviare le stelline? Stelline, devi premere un tasto vicino alla casella dei commenti. Però devi avere Facebook aggiornato. Quindi, non so se magari Facebook non è aggiornato e quindi non lo puoi vedere. Quindi, uova belle sbattute. Poi ci versi, ci fai girare nelle uova. Vai. Nelle uova fai un giro. Ah, fanne una volta. No, no, è meglio che Ah, scendi un quindi meglio giro. se ne fai più di uno. No, così scende, non viene troppo pieno di uova. Ah, ok. Lei li sta mettendo nell'uovo. Signora, dice Orietta, dice signora, mandamene tre in Germania. Ok, Pure quattro. quindi l'impanatura. Io accendo l'olio. Accendo l'olio. Olio di semi di girasole. Bello caldo. Noi utilizzeremo una padella per la frittura a immersione. Vediamo che scrivono. No, nella panatura non ci vuole niente, ci vuole soltanto il pan grattato. Non ci vuole nemmeno l'aldo, dice se nella panatura ci mettiamo il formaggio, sale non ce ne va No, per c'è già, scindere. no, no, Perché già tutti quanti gli ingredienti sono saporiti. sì. Ciao Teresa Pasqua, la tua mamma è la più brava. E infatti gli richiedono tutti gli arancini, poi io me la pigliata la ciotia. E di farli io, però non mi sono riusciti, non riescono mai, a molte persone, non soltanto a me.
E quindi ho chiamato ed è venuto a soccorrere. Quindi. Quando torno in Calabria, ha scritto a Andrea, quando torno in Calabria voglio assaggiare, va bene. Io li congelo, così provi direttamente questi. Si Ah, si possono possono congelare congelare da senza crudo però, problemi, eh? da Da crudo però, eh. crudo, li congelate, li surgelate e li potete friggere quando volete. Però vi siete fermati con le stelline, purtroppo. Inviatecene ancora, così ci Dai, me ne sostenete. vado, così No. lasciamo la suspense della frittura e dell'assaggio. Se non ci inviate stellina, Dalgisa se ne va senza friggere. Stefania Fiorino, la conosci? Stefania Stefania, Fiorino. anche io voglio appena scendo. Quindi non tocchi il riso, lo fai bollire soltanto. Sì, lo fai bollire, non fai il risotto, perché molti No, fanno come una salsa di si... risotto. No, come si... Fanno un riso cotto, fa cuocere il riso e basta. Poi, perché quando tu lo fai il risotto, viene utilizzato l'amido per fare la collante. Invece, in questo caso, il collante è fatto dall'uovo, giusto? Dalle uova e dal formaggio. Quindi non ci va burro, ci va soltanto formaggio per insaporire. Ma le forme piacciono? Le forme vi piacciono? Sì che piacciono le forme. Continua che così cominciamo a friggere A voglia. che... Tra poco l'olio è pronto. Patrizio... Ciao Patrizio. Caterina, sì, le stelline costano. Costano un pochino. Però, un pochino, 1 euro, 2 euro. È che... Caterina? No, non so come si chiama, chi l'ha scritto. Franco Soffrite le stelline. Carolina, ecco, Carolina ci ha inviato 50 stelline, grazie mille. Grazie, 50 stelline equivalgono a 50 centesimi di dollaro. 25 a testa? 25 a 20, testa. no? Andrea dice che sono bellissime le forme, bravo, grazie. Guarda come è stata brava. Guarda, perfetta, è una macchinetta. Mario ci saluta da Bolzano. Mena ci manda tante stelline scritte, ma non valgono quelle. Valgono solo. Come facciamo a provare se l'olio è buono? Ci devo mettere un po' di impasto, no? Mi dicevi. Ci metto io? Dai, mettiamo un po' di impasto e vediamo. Se l'olio è buono, no, ancora ci va. Abbiamo tempo, il tempo di finire questi qua. Cristina ci segue dal canale e dice che la forma è bellissima. Grazie, Cristina. Hai visto quanti followers, quanti fan che c'hai? Sì. Sì? No. Non ti distrarre però, perché qua No. dobbiamo finire. Però... Ecco qua. Un po' di uova, ma poco poco di uova, anche Sì. perché c'è già nell'impasto Sì. l'uovo. Oh, però io manco questa settimana mi sono studiato la ricetta, ho visto un po' in giro, no, continua, non ti Sì, no. distrarre. Ho visto un po' in giro come li facevano. Ci sono persone che usano anche il bianco dell'uovo per girarla al posto dell'acqua. Al posto dell'acqua utilizzano l'uovo, il bianco dell'uovo. Non lo so. Allora, salute da Enskin. Enskin mi pare che è Enskin. Enskin mi pare che. Oh, aspetta, Enskin. Dov'è Enskin? Come mi ricordo. Allora, Enzo da Enskin dice come di spiegare il ripieno. Glielo faccio pure vedere. Guarda, ho fatto un ragù molto No, ma ristretto spiega tu con carne bene. macinata. No, si mette un Sì. mestolo di No, aspetta. salsa, No, no. non così. Io l'ho fatto così. Ciao Antonella, mi ha scritto in settimana che ha fatto i sofficini. Mo' prova Sì? pure, Antonella, prova anche gli arancini e fammi sapere, facci sapere. Rivedi la diretta dall'inizio. Allora, questo ragù ristretto l'abbiamo fatto, io l'ho fatto con 400 grammi di carne macinata, 200 di salsa di pomodoro. E poi dopo ho buttato dentro i pisellini già cotti. Deve essere molto 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 ristretto perché non deve essere bagnato perché altrimenti si sponzano, no? Si sponzano. Franco ha detto mandate l'IBAN che mettiamo direttamente, facciamo direttamente i bonifici. Ci Sì, in piace. privato.
Che c'è crisi, c'è crisi, c'è crisi. Antonella, proverò. È meglio così, dai. Invece di rotonda. Sono belli, dici? Invece di rotonda, se mi piatta. Se mi piatta, no, fa le rotonde. Non se mi piatta. Vabbè, fantasia. Qua ancora l'olio. Stiamo per, fra poco friggiamo. Fra poco friggiamo, li stiamo impanando con un po' di olio, un po' li di stiamo. Uovo. Li sta. Antonella ha fatto la marmellata di ciliegie, pure tu l'hai fatta l'altro giorno, la marmellata di ciliegie. Come l'hai fatta la marmellata di ciliegie? Dov'è la tua? A Eskil in Finlandia, è là, però ancora non l'ho riempita. Non l'ho aperta. Come l'hai fatta la marmellata di ciliegie? Tu l'hai fatta con... Solo ciliegie. Solo ciliegie, senza zucchero? No. Senza zucchero, no. Solo ciliegie. Cioè, siamo arrivati a 900 stelline, sono 9 dollari. Andiamo a mangiare una pisce stasera. Mario Napoli dice mamma mia che gulia, Maria buonissimi, Eskile in Finlandia, io qua sto morendo di caldo, ce n'hai caldo? Sì, parecchio. Mamma, non possiamo aprire. No? No, meglio di no, che sennò vola tutto. Ma chiudo la finestra, ma è aperta la finestra, fa caldo. Fa caldo, è l'ultimo, ci godiamo gli ultimi giorni perché dopo non friggiamo più. No? Antonella dice che ha fatto un macello in cucina. Vabbè, bisogna impratichirsi un po' con la marmellata. Con la marmellata. No, è facilissimo. Allora, ciao, quanti grammi di riso deve essere un arancino? Che pesa? Mo lo pesiamo. Chi è? Giuseppe, Giuseppe, ricordami il nome, che Giuseppe. Più o meno... Giuseppe, Giuseppe. No, un... Ah, il riso che ci metti. Va, mo, nel frattempo che... Il riso che ci metti, no, vedi? Aspetta, dov'è il bilancino? Aspetta che ti dico quanto riso, quanto grammi deve essere. Dov'è il bilancino? Ah, è qua, qua. Però prendo un piatto di plastica, aspetta. Vediamo. Allora. Vediamo quanto deve essere un arancino. Se vi diciamo tutte le misure e tutti i pesi esatti. Ciao da Stoccarda. Vado? Sì, vai. Quindi vediamo quanti grammi di riso sono. Aspetta un attimo che si accende. Ok, vai. Più o meno 5, diciamo 60. 60 più 60 grammi. 60 più, più 70-80 grammi. Vediamo. Quindi tu fai la prima pallina da 60 grammi, no? Ok. Dove arrivi? Dove arrivi? Dov'è l'altro? Qua. Quindi 60 grammi di. Un pugno di 60 grammi di riso. E poi lo chiudi, poi vedi se te ne serve ancora un po'. Ce ne metti un altro tuppettino sopra, ma proprio un pizzico, quindi diciamo che più o meno là siamo. È fatto l'arancino, mo ne facciamo ancora. No, pesiamolo. Ah, pesiamo completo 80 grammi. Facciamo così, fai vedere come si fa un altro, io mi avvicino qua. Lo facciamo vedere proprio qua a favore di camera, lo fai vedere piano piano, perché c'è proprio una tecnica precisa. Sta per no, facciamo friggere. L'ultimo. Sì. Allora, prendiamo un pugno di riso. Avvicina, qua. Sale la mano. Oh, vai. Pugno di riso, ci fai una conca dentro. Sì, Franco, ci va tutti gli ingredienti, singolarmente hanno bisogno del sale. Quindi dopo nella conca ci mette il... Prima la provola. Vabbè, facoltativa. A piacere. E poi un po' di carne macinata con il sugo, con un po' di sugo e un po' di piselli. E poi sopra un altro giuffettino di riso. E poi giri, con una mano tieni fermo, quindi si forma la base con una parte. E poi con l'altra mano si fa la forma del cono. Ok, quindi a posto. Metti il sale qua, che mo li mettiamo a friggere. Che mo ci è pronto, eh? Okay. È pronto. Io sposto qua perché mo ci spostiamo alla frittura. Vediamo, è giusto.
E se si aprono? No, aspetta. Se si aprono, no. Non... Dimmi quando sei tu. Allora. Vai. Vai. No, là, mettilo tu, mettilo tu. Ah? Metti qua. Allora, prima si mettono così. Quindi stesi. Ok. 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 Però non conviene altro. E adesso stanno friggendo. Mentre friggono, ne facciamo altri? Che dici? Adesso questi qua stanno friggendo, per la frittura i primi sono più lenti da... I primi sono più lenti, però il fuoco deve essere medio, diciamo. Fuoco medio, mo adesso non era ancora buonissimo l'olio. No. E mo aspettiamo che si fa. I primi sono sbagliati, mo li dobbiamo rifare, eh? Troppo coperto forse. E mo tanto si secca dopo, se si asciuga. Io ho provato l'altra volta, ho fatto starancini e ci è andata una caterba di olio perché erano giganti. Nel frattempo c'è Rosanna Brecchi pure, che ci sta guardando. Allora, vedi che Nicolina, gli ingredienti, i vari dosaggi sono tutti quanti scritti nella descrizione del video. Una volta finita la diretta potrai rivedere sia la diretta che a mo' l'olio è buono, sia la diretta che leggere tutti quanti i dosaggi. Che devi fare mo'? Ne facciamo ancora? Sì, finiamo. Finiamo? Tu finisci? Tu finisci? Rosanna dice quanto è bella l'Algisa. Rosa, mi raccomando, no, calmi, perché sennò oltre che la devo pagare e stipendiare, poi si monta la testa. Come la panna. Sì, è vero, Silvana, dovevamo riscaldare tanto l'olio. Sì. C'è Ilaria Borrelli, un'amica mia che c'è collegata. Ciao Ilaria. L'olio però adesso è caldo e sta friggendo il giusto. Ma il gioco. Ok, lei sta continuando? Scusa, che devi fare? Passi questi là. No. Sono molto delicato, speriamo che non si rapano, sa che figura. Hai fatto una figura. Tu l'hai fatta, mo dici che tu l'hai fatta. Vuoi un bicchiere d'acqua? Ha detto Luca, ha detto Andrea, dai un bicchiere d'acqua a tua mamma che si sta stancando. Vuoi un bicchiere d'acqua? No! È una macchinetta! Asciughi i sudori, dai. Andrea, tranquillo. Allora, io di solito con un chilo ce ne vengono più o meno 50 arancini. Dipende un chilo 50 arancini? Dipende. Io ho fatto mezzo chilo, non ho fatto 5, 6, 6 tipo. No, ma... Aspetta che prendo quelli che ho si fatto. Si possono fare pure più piccoli, dipende poi una magari. Oppure più grandi, in base al gusto. Sì, ma di solito... Così te li fai. Di solito li faccio più piccoli, così ce ne vengono di più. Però vi faccio vedere adesso io il confronto tra quelli miei che ho fatto io e quelli che ha fatto dal Giso. Questo allora, è... Aspetta. Quando aspetta. Le do alle amiche. Questi con... quando le do alle amiche. Ma che differenza. Questi l'ho fatti io, arronzando. Questi l'ha fatti lei che ce l'ha... La macchinetta umana. Aspetta che ce l'ha. Modestina che scrive... È bella la tua mamma, complimenti. Che ci crede? Attenzione. C'è Benedetto, ciao Benedetto. Allora, aspetta che ha scritto un commento lungo. Puoi chiedere a tua madre se per la marmellata ha utilizzato ciliegio o ha messo il limone spremuto? No, solo ciliegio. Solo, alcuni lo mettono il limone spremuto però. Ma viene più altro. No, meglio di no.
Annalisa Curto dice che li vuole più grande. Li più grandi. Annalisa. Ah, conosce Annalisa? Sì. Annalisa vuole più grande, quindi aspetta, lo faccio per te, aspetta. Fanne uno più grande per Annalisa. Uno bello grande e sostanzioso. Ma falli grande, così ce lo finiamo subito sto riso. Ah, gigante proprio. Sì, ho fatto il cupolone io. Guardate, invece quelli, guardate quelli rotondi. Che se va a capo d'angolo non c'ha ammazzo, ma. Annaliti, va bene? Ecco. Annali, però mo te lo devi venire a mangiare. Annali, vieni, vieni. Dai. Vieni qua alla failla. Allora. Ah, ecco, aspetta che c'è una siciliana. Io sono sicula, sono ottimi, non li faccio con l'uovo, l'impanatura. Anche io sono sicula, Sì, sì, è lei mezza mezza siciliana. Certo, se li usi come antipasto. Sì, certo, sì, è vero. Sì. Modestina dice se li usi. No. Sono buoni. Una meraviglia. No, però aspetta. Non li toccare, sennò si rovina. No. Quindi se c'è qualcuno dalla Sicilia che ci sta guardando, dateci i vostri consigli, diteci i vostri consigli, perché così cerchiamo un attimo un po' di capire un po' la differenza. Fai sì con l'andù. Cerchiamo un po' un attimo di capire questa differenza, perché io sinceramente non l'ho capita. Poi, visto che sono diciamo, come si dice, autodidatta, ho visto online soltanto ricette di arancini fatti con lo zafferano e con il burro. E questi non l'ho visti fare da nessuna parte. E quindi io dico, sia perché ho fatto una rovina in diretta, cioè nelle prove, non volevo fare una rovina in diretta, ho detto, ho chiamato, oi mamma, e quindi è scappata. c'era una domanda che ci faceva... Sì, Mariangela che ci chiedeva quanti minuti devono cuocere. I primi sono un po' più lenti da cuocere perché l'olio ancora deve prendere un po' cottura, però 5-10 minuti. Ma se ne accorgono deve essere rosolata. Maria Francesca Longo dice che sono tirchio perché li faccio più grandi. Tanto lei l'ha fatta a giudizio, io non ci ho messo niente. Sì, sono buono. No, di sotto sì. Va bene. Ok, i primi sono pronti, aspetta che li abbiamo cacciati, mettici gli altri. No, mettila direttamente per cortesia. No, okay. Adesso li mettiamo a bollire, sì, a friggere, quelli con l'anduia. Con l'anduia. E io vi faccio vedere i primi. Guarda, che belli. Perché poi fritto è tutto più bello. Sì, ma... Aspetta che me lo apro. Dai, aspetta. Dai, mamma, con le banane. E mi brucio. E te hai bruciato. No, brucio. Ecco qua. Ma brucia, no? Brucia, no? Guarda che bello, ripieno, bello. È bello omogeneo. Li friggiamo in olio di semi di girasole, Enzo. Teresa Biafora dice grazie, complimenti signora, grazie. Mo adesso li mangiamo. A voi? A noi. Buoni? Chissà se c'è Ornellina che guarda. Ornelli, vieni. Oh, Giussi di solito si collega. Mangia. No, dopo. Non si mangia quando si lavora. Tu dovresti sbagliare. Mo, fra poco. Però brucia, aspetta. Buono, tovaglioli. Guardate. Fuma un attimo. Accenderale. Ah.
Ecco. Una cosa buona è il sapore che gli dà il pepe nero, il pomodoro al riso. E poi guardate qua dentro com'è ripieno. Maria, Maria, dove sei? Da Aspetta che... decisare anche con un solo uovo nell'impasto, non si Ah, sono okay. aperti. Sì, quindi tu ne hai usato soltanto uno Uno. Perché uovo. ho Quindi visto che c'era. No, l'uovo serve per colla. no, perché ho visto che c'era troppo sugo. Se mettevo un altro uovo, può darsi che non si riusciva. Non riusciamo a modellarli bene. L'ottimo sarebbe olio di arachidi, però gusta. Se voi non ci mandate stelline, come facciamo a prenderci l'olio di arachidi? Buoni questi, no, ancora no. Siamo quelli anduja sta cacciando mo. Sì. Adesso stiamo facendo quelli con Finisco. nduja e provola. Mo finisci. C'è gente alla Ah, ci vuole. porta? No. Non c'è È nessuno alla chiaro. porta. Mo scrivo ai vicini. Però. Faccio. Sai che cosa voglio fare? Ah. Uno, due Bomba. e tre. Eh? Io nel frattempo mangio. Però mi sto bruciando. Ecco Gabriella ci ha inviato 50 stelline, grazie. Aspetta che c'è una che dice che è in Germania. Allora, in Germania li fanno direttamente di chi è Santino? Santina o Santino? Scusate, non vedo bene. Che dice li fa così in Germania? Li fa proprio così. E se ci Brava. si in Germania. E poi ci sono le varianti spinaci e ricotta. Con le melanzane al burro, ma lei preferisce le Brava. classiche. Grazie, grazie mille. Grazie a Stoccarda. Allora, quanto tempo deve cuocere il riso per arancino? Allora, lei mi ha detto 45 minuti, ma lei ha 40-45. utilizzato tipo il riso originario, che è quello più lungo. Poi ci sono quelli più sbrigativi, che sono Come quelli. lo si può far vedere? Chicchi grossi e lunghi, non lo Chicchi so. grossi e lunghi devono Non essere. si fa, non si fa. Aspetta che si vedono qua. Chicchi grossi e lunghi, si vedono No, forse è più qua, dai. chicchi. Allora. Angela dice in inglese una cosa che penso che dice che sua madre quando era piccola gli faceva pure, da New York, però l'ha detto in inglese, però saccio. Domani, Silvana domani li fa, è in Sardegna ma è palermitana e li sa fare. Poi mandaci le Brava. fotografie e mandaci la tua ricetta, che la proviamo pure. Qua sono pronti? Sì. Quelle all'anduja sono cotti pure. Butta l'altro, quelli Prosciutto. prosciutto, Dito bollente. capì? No, tu. Prendo di te il prosciutto. Adesso stiamo cuocendo quelli a prosciutto, messo a friggere lì. Non mi avvicino all'inquadratura perché penso che sia più interessante quella in cui facciamo vedere la preparazione. Quindi, saluti e complimenti alla Svizzera. Ciao Ciao! Gabriella. Vabbè, io penso che mo possiamo chiudere. Che dici, Fai chiudiamo? vedere l'anduja. Facciamo Dove vedere l'anduja.
Rita dice che Rita dice che a suo paese non li fanno così. Tu come li fai? Poi dice anche Silvana, no, aspetta, Francesco, dice che il riso si vende apposta per gli arancini. È vero che si vende anche apposta per gli arancini. Però io l'ho comprato l'altro giorno il riso adatto per arancini. Non è altro che un riso standard che si può trovare anche a pochi soldi. L'importante è la cottura. Però è marchiato come arancini e quindi lo paghi di più. Però se usi tipo originario, riso Roma, l'importante è non usare il riso basmati, giusto? Sì. Vengono bene comunque, devono cuocere un po' di più. Ah, c'è una flash news, anche oggi in Calabria 0 casi positivi, una flash news. Maria Francesca Longo fa i complimenti, nel frattempo io apro questa landuia. Questi rotondi abbiamo deciso, questi lunghi abbiamo deciso di farli a landuia. Carmela ha detto che la... guarda, questi sono con l'anduia. Carmela dice che la panatura la fa con l'acqua e farina. Io l'ho fatta pure la panatura con acqua e farina, con questi mazzacani qua, eccoli, questi mazzacani che ho fatto male. Però l'ho trovata molto più pesante, mentre questa con... questa con l'uovo è più leggera. Facciamo vedere come si frigge. Mentre lei prepara, lei continua a prepararne altri. Ecco. Beh, abbiamo utilizzato una pentola alta. Una pentola molto alta. Con questa griglia che permette di cuocerli a immersione. Lei di solito usa una padella che li copre per metà, vero? Sì. Li copre di olio per metà, però io ho detto usiamo questo che è più pratico e c'è meno possibilità che li giri, che li muovi, anche perché sono un po' delicati. Sono delicate e quindi potrebbero rompersi. In questo modo tu li friggi, li butti a immersione ed è fatto. Vediamo, saluti da Zurigo, bravissimi, buonissimi, ci dice Lina. Ada dice complimenti, sì, a questo del genere. Grazie al consiglio del riso, grazie. Siete bravissimi e simpaticissimi. Grazie. Ma ancora non abbiamo fatto nessuna battuta di cabaret. Qua ancora ci vuole. Questi sono quelli all'anduia, nel frattempo che togliamo l'altri, mi raccomando utilizzate carta forno, così, carta fritti, così siete sicuri di farli asciugare un po'. A forno si possono fare? Non lo so, penso di sì. Andrea, che sono queste cose al forno che sono contro natura, scusa? Una volta che fai una cosa, fa buona e ti fa fritti, no? O no? Falli fritti, se devi fare schifo, fai schifo fino in fondo, schifo, insomma. Che poi alla fine sono tutti quanti cose naturali, genuine, diciamo, quasi in casa, non è senza conservanti e senza cose strane dentro. O no? Bruciando. Usuku puro è fatto in casa. Solamente il maiale non è. I veri arancini sono riempiti con questo, con il ragù, soltanto che il riso è diverso ed è fatto, non è che il vero arancino, la variante tradizionale, diciamo. Soltanto che il riso è fatto sia con cotto con burro, è fatto risotto con burro e con... come si chiama? Che cosa? Che è la cosa gialla. Zafferano, ecco, burro e zafferano. Quando ce ne sono 20, ma è curiosità, digli quando ce ne sono. Allora, questi 100 grammi sono venuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 36. 36 arancini. Uno è grande però, 36 arancini con 600 grammi di... 37, 37.
con 600 grammi di riso, buono, brava. Io invece con mezzo chilo di riso ne ho fatto 6 forse, 6 mi pare. Allora, Buona andrea. scoliamo. Quando vedete che sono dorati, scolate. Eccoli qua. Abbiamo raggiunto 1000 stelline. Attenzione agli. No, che ti bruti, bruti. Dai. C'ha le mani ignifiche, io l'altro giorno mi sono ustionato. Che fa? Non esistiamo. No, questa è la Allora. Esatto. Raffaella dice. Allora, e c'è Angela via piana collegata, quella di Dipignano, te la ricordi? Ah, ciao Angela. Allora, chiudiamo? Allora, grazie a tutti per aver visto la nostra diretta. Se vi è piaciuta, condividetela con i vostri amici, con i vostri amici, nei gruppi, dove volete. Aspetta, se vi siete collegati soltanto adesso oppure a metà, una volta finita la diretta potete ricollegarvi e vederla dall'inizio. Ah, niente, grazie a tutti, alla prossima. Siete tantissimi, sono 500 persone collegate. E aspetta, no? E che devo fare? Devo rimanere collegato? Fatemi Mangiamo. sapere. Mangiamo? Quale mangio? No, prosciutto non mi No, no, piace. progetto no. Prosciutto non mi E prendi piace. no, è normale. No, prendo questo con l'anduja. Ciao Corrado Rossi. Ciao Antonella. Noi dobbiamo chiudere. Se non ve ne andate, non chiudiamo. Guarda quanta gente c'è collegata. Che dobbiamo fare? Quasi 500 persone. Chiede. Abbiamo finito. In Andatevene. pace. Potete andarvene in pace. Se avete qualche domanda, fatecela. Daniele prende una birra e mi imbriaco. Già fatto. Non c'è la bottiglia, già fatto. Non va più ci sarà per c'è? Ah, c'è. Scusa se lo dicono i followers. Ciao, alla salute. Ma Annalisa c'è, Annalì! Annalisa Curto. Annalì, ci Annalì, sei? dai, sto facendo il Annalì, tuo. sta facendo il tuo? Sta per friggere il tuo? Ci vogliono Ciao, 4 ore. Alfre. Antonella dice, è così bello restare insieme a voi, grazie. Se mettete stelline la domenica prossima, va. Sì, se mettete stelline, continuiamo. Annalì! Ecco, quello gigante di Annalisa. Il tempo deve cuocere, il tempo di cottura del riso dipende dal riso che usi. 45. Lei ha fatto 45 minuti di cottura, ma è un riso classico, non è un riso quello fatto apposta per arancini, perché quello per arancini 15 minuti e si cuoce. E, diciamo, sono quei tipi di riso trattati, meno male, che trattati in maniera tale da poter velocizzare l'impanatura. Invece tu hai utilizzato un riso normale, standard, originario, quindi ci sono voluti 45 minuti. Annalisa dice brava dal giso, vedi? Bella Cnusa, sì, questa non filtrata è buona. È buonissima. Che stavo dicendo prima? Antonello vuole la birra. Maria Francè, le stelline le trovi un'icona in basso. Trovate un'icona in basso a destra, a fianco alla casellina dei commenti, con un'icona di una stellina, però devi avere Facebook aggiornato. E tu da lì puoi inviarle. Facebook a molte persone, no, Antonella, non valgono le stelline scritte, purtroppo, altrimenti saremmo di miliardari. Zia Flavia, ma zia Flavia gli devo portare due. Non posso. Non puoi andare? È un altro appuntamento. Ah, che te ne devo andare? Ah, che bello. C'ha le Devo prenotazioni. andare da Gianluca, Fla. Li caccio?
Quindi se fateci qualche domanda, se volete qualcosa. Adalgisa, anche mia figlia ha questo bel nome, sei bravissima comunque, complimenti, siete grandiosi, grazie mille. Ci puoi dare la marca del riso, Francesco Salerno? Non se la ricorda? Non se la ricorda? Una marca... Ma tu... io sinceramente faccio una marca a caso. Ma sinceramente lei prende la marca a caso, basta che non sia pasmato. Pasmato, tutto sta nella cottura. Il segreto sta nella cottura e dopo di metterci l'uovo. Sì, ma la cottura fatta la sera prima. La cottura la sera prima lo cuocete normalmente, lo cuocete, lo scolate, non fate il risotto quindi, e poi niente. E poi escono questi, guarda. Giovanni Usai ci ha mandato altre 50 stelline, grazie mille. Angie, Angie ha detto perché non leggi mai le mie domande, scrivimi così ti rispondo subito perché non l'ho letta, perdonami. Antonella, puoi usare qualsiasi riso, basta che non sia riso pasmatico, la chicco lungo. Deve essere un po' chicco grosso e lungo. Chicco grosso e lungo. Non deve essere chicco lungo come i pasmatici. Per andare sul sicuro trovi il riso gallo al supermercato, però costa un po' di più, ma vai sul sicuro, diciamo. Allora, se Angie Pagano ci fa la domanda, gli rispondiamo, perché ha detto che non abbiamo risposto alle sue domande. Lei sta... Lei è alla frittura. Allora, Fortuna dice che quando li fa lei si rompono sempre. Cosa fai per non romperli? Non lo so, ho visto la procedura. Devi metterci l'uovo, ricorda di metterci l'uovo. Segui questa ricetta e vai sul sicuro. Fallo cuocere bene. Allora, Angelo Valenti invece ci manda le stelline e basta. Stelline devi premere sull'icona delle stelline, non sull'emoticon. Quindi li vuoi portare a Gianluca? Posso dire cosa di Gianluca? Sì. Gianluca è mio cugino che lavora a 118. E Starancini se li merita tutti, perché non sapete che cosa sta passando con i soccorsi, le tute, adesso che c'è caldo ci saranno 50 gradi sotto, quelle tute. Quindi state attenti, perché ieri ho ricevuto delle fotografie di gente ammassata in giro senza mascherine, quindi cercate di farlo anche per rispetto di queste persone, in maniera così ne usciamo presto e ritorniamo tutti come prima. Allora, ecco, Angie ha scritto la risposta. Avevo detto che sono siciliana, ma io non metto la provola e prosciutto, però sanno buoni anche le tue, grazie. Offrine qualcuna. Angie, se sei di Cosenza, di passaggio te li veniamo a dare qua. Qua ancora frigge. Dobbiamo chiudere. Lei ha quasi finito, lei ha finito di impanare, io basta mangiare, abbiamo finito quasi 40 arancini, abbiamo fatto 30, quanti erano 30? 600 grammi ce l'hai. 600 grammi abbiamo fatto tutta questa caterba di arancini. Vi faccio vedere quali sono. Metti nel frigo per favore, anduia. Cosa sono pronti? Adesso vi faccio vedere il risultato finale. Ciao Simona! Simona, salutami Giusy. Sì, si possono congelare, li potete congelare da... Da crudi li congelate e poi li fate quando volete. Lei sta continuando a cacciarne, io continuo a bere la birra. Congelateli da crudi. Io mi sa che una parte li con... No, te li porti tu. No. Te li friggi e li porti tu. Per mia sorella che è stato il compleanno ieri.
Eccolo qua, guardate che bella forma. Potete rivedere la diretta adesso che chiudiamo, potete rivederla da capo. Saluti da Chicago. Ciao Elvira Palermo, complimenti. Ad Algisa, Patrizia ammirato, ti dice: puoi salirne due a Di Pignano. È soltanto a Patrizia. Patrizia, soltanto a te. Come faccio? Poi altre amiche mi linciano. Che dici, Patrizia? E porta cilli tu a Patrizia. Va bene. Sì, lo congelate, sì. No, 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 scongelare no. No, no, vanno cotti direttamente. Direttamente congelati. Sì. Una volta che li congeli, li friggi congelati, li butti nell'olio bello caldo, olio a immersione come abbiamo fatto noi. Guarda. Ecco qua. Si vede? Ciao Carolina, grazie. La prossima volta che diretta facciamo? Vabbè, facili, voglio fare il gelato. Cioè, mo basta friggere, no? Le uova vanno nell'impasto del riso, sì. Vanno nell'impasto del riso e poi vanno pure nella panatura. Ma poco poco, ci ho fatto una passata veloce veloce di uovo. Se ci inviate le vostre stelline, se non inviate le stelline, noi chiudiamo. Vedete come mi fa? Vedete come mi fa? Le stelline. Mangio un altro. Lo mangio un altro. Quale mangio? Quello con l'anduia? Quello normale? E quello con la... Mangio quello che è più freddo questo. Quale mangio? Che dici, D'Angelo? Zia Flavio vuole fare gli hot dog. Ma c'è la lievitazione per gli hot dog? No, Vado... Tele di fiori di zucca. Fra 2 settimane, tanto ci abbiamo 2 settimane di tempo. Abbiamo 2 settimane di tempo, che facciamo fra 2 settimane? Schifo, schifo, facciamo schifo. Angelo, le stelline così non vanno. Vanno bene, sì. Quando sono un po' dorati. Perché tanto dentro poi è tutto cotto praticamente. Sì. Ecco. Aspetta che questo. L'hai fatto. Va bene. Ecco qua. Le panelle. Ah, Elvira, puoi rivedere fra poco, puoi rivedere la diretta dall'inizio. Vabbè, adesso noi chiudiamo. Dai, salutiamo. Allora, se vi è piaciuta la diretta potete continuare a mandarci le stelline. Condividetela con tutti, se no la Dalgisa non viene più. E niente. Siete stati in tantissimi oggi, siete stati tanti, proprio assai. Così 500 commenti, adesso li leggiamo tutti e rispondiamo a tutti quanti. Grazie, ciao, saluta. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. No, senza formine, Angela, le facciamo a mano. Rivedi la diretta dall'inizio, così puoi vedere come l'ha fatta Dalgisa, ha spiegato la tecnica precisa per farli perfetti, come i suoi. Ciao.